Siamo nel 2017 e iniziamo alla grande, direi, con l'ultima torcia, un gioco di ruolo fantasy di ispirazione old style di Matteo Cortini e Leonardo Maretti, i famosi creatori di Sine Requie, l'Alba di Cthulhu e tanti lavori. Partiamo con l'unboxing, che sono proprio curioso di vedere cosa c'è qui dentro. Allora, salta subito all'occhio lo stile retro della copertina, i disegni fantastici che vi sembrerebbero un ragazzo italiano, veramente notevoli. La scatola è bella, bella stagna, non sembra pienissima, ma da quanto ho letto usciranno altre espansioni che si potranno tranquillamente infilare nella scatola, quindi va bene così. Apriamo. Prima cosa che salta all'occhio, un po' di dadi. I classici dadi di D&D, i tipici 6 dadi, ci sono tutti. Neri ovviamente, che va da sé. Poi, nella scatola, abbiamo quella che è un'avventura tutorial, e queste cose mi piacciono un casino. Un'avventura che probabilmente passo per passo porta i giocatori a scoprire le regole base, che poi verranno ampliate nel manuale. La grafica stile pergamena antica è molto bella, ci sono veri quadri più scuri dove probabilmente ci sono dei dettagli delle regole, insomma, bella. Il profumo di questa carta è sempre buonissimo. Poi abbiamo dei personaggi, delle schede già fatte. Qui abbiamo un nano, classico nano, schede di cartoncino, molto belle. E questo è un nano guerriero. Poi abbiamo quello che sembra essere un elfo, sì, un ranger. Poi abbiamo un altro nano, pare, una donna, nana sacerdotessa della luce, elfa stregona, umano guerriero, un po' immancabile, e un ladro, no, sì, umana ladra, anche questo è immancabile. Dando una prima occhiata, le schede sono molto semplici, ci sono le caratteristiche direi tipiche, ne abbiamo poi i valori di armatura, di salute, di mana, di punti avventura, quelle che sono le abilità della razza, le abilità del ruolo, l'equipaggiamento, quindi una scheda molto semplice, soprattutto ha una facciata, ragazzi, finalmente, come una volta, ha una facciata, senza le schede di adesso, che sono dei manuali. Poi, cosa troviamo dentro questa bella scatola? Allora, come al solito le illustrazioni sono veramente notevoli. Questo è la baronina del grifone, che deve essere, vediamo un po', il manuale con le avventure, probabilmente. L'avventura base, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il bestiario della baronina del grifone, e qua, guarda, se già dalla copertina si parlerà di mostri. E invece questo è il regolamento. E altra citazione alla mitica scatola rossa, il retro della copertina c'è la scheda del personaggio, fantastico. Allora, andiamo a dare un'occhiata veloce. Allora, dando così una rapida occhiata, vabbè, lo stile è molto piacevole all'occhio, sempre lo stile pergamena vecchia, molti disegni, tutti originali, tutti di questo disegnatore qua, che secondo me è uno stile fantastico. Ci sono dei piccoli riquadrini con il Leo il Curto in versione deformed, che probabilmente saranno dei consigli, delle cose, molto carezzose come cosa. Si vede che è un gioco che serve a introdurre i più giovani, se non erro, c'è scritto dai 10 anni in su, quindi l'idea è proprio quella. Quindi sono curioso, io che ormai ho purtroppo troppi anni di gioco, se riuscirò comunque a divertirmi. E mamma mia, che bella questa immagine. Immagino doppia pagina, fantastica. Bello, bello. Mi sembra tutto anche molto ordinato, molto logico Wow. I disegni sono bellissimi. Quest'anno si è tanto parlato di Simbarum, che ha dei disegni spettacolari, ma anche l'ultima torcia non ha lesinato su questo. E devo fargli i complimenti. Lo stile è molto bello. Allora, il regolamento. Poi andiamo a dare un'occhiata al bestiario, cosa c'è dentro di bello. Allora,
abbiamo le illustrazioni e le schede con tanto di storia del mostro, quindi un classico bestiario fatto molto bene. I disegni, come mi ripeto, ma sono veramente belli. In giro non se ne è parlato, secondo me, a sufficienza. Guardate, cioè il manuale ha anche un super che dal punto di vista estetico. Il drago di fuoco non può mancare, elfi, cucciolo di drago, goblin, i mostri mi sembrano tutti quelli classici, re dei goblin, goblin sciamano. Poi ci sono un po' di mostri come il mastino bruciante, questo hanno messo i nani, il nano ranger, questi sono i PNG probabilmente, non morti, vediamo cosa c'è di non morti, visto che sono un accanito fan. Contadino morto vivente, bellissimo, goblin morto vivente, goblin guardia morto vivente, non morto mummia, non morto scheletro che non può mancare, scheletro umano comune, scheletro nano guerriero, insomma ce n'è tante, per ogni singola diciamo per ogni singolo personaggio, quindi per ogni non morto c'è la versione umana, nana, elfa, e questa è una cosa che è interessante, perché negli altri giochi quando uno pensa a non morto lo dà per scontato quasi che sia umano, invece no, c'è anche il non morto nano. Quindi mi piace questa cosa. Qua c'è un bel sacerdote del dio della morte che non lascia adito a nessun dubbio. E poi. Tritone dell'abisso, e anche questo direi che fa la sua porca figura. Un bel troll di Palude. Insomma, il mostraio è bello ricco, niente di esagerato, ma c'è tutto per loro perché serve per iniziare. E immagino poi usciranno comunque delle espansioni con altri mostri magari più particolari. Ok, e poi abbiamo la barriera del grifone, questo penso che sia il modulo di ambientazione e di avventura, o solo di avventura, sarà solo di avventura. Ah, che bello, cosa vedo nei miei occhi, i vecchi sani dungeon di una volta. Male, dai, un paio di avventure ci vogliono sempre. Ah, dietro c'è la baronia del grifone, la mappa della baronia del grifone. In effetti ci sarebbe voluta anche una mappa tra i fogli sfusi qua, che non mi piace di averla vista, a meno che la baronia del grifone, però vabbè, si userà il retro del manuale, o tutto il più si farà la classica fotocopia come una volta. Ovviamente, da quanto si capisce, la terra è molto più ampia di quello che si vede nella mappa, i bordi fanno presagire che ci sia un mondo ben ampio e che magari riusciremo a scoprire in futuro con le future pubblicazioni. Allora, vediamo un po'. In questo manuale troverete diverse avventure, le missioni da far giocare ai vostri giocatori, le avventure sono divise per grado di difficoltà. Le avventure base, avventure pericolose, avventure eroiche. E poi troverete... Ah, c'è anche appunto la descrizione della baronia del grifone, cioè la zona dove viene ambientata l'avventura. Interessante, oggetti speciali, tabelle di esplorazione, insomma c'è veramente tutto, tre manuali zeppi da leggere, non grossissimi, però belli densi. Che dire, l'aspetto estetico colpisce assolutamente, i manuali sembrano piacevoli da leggere, i disegni mi fanno veramente impazzire, non vedo l'ora di provarlo, ragazzi. Bravo Curte, bravo Moro, e continuate così. Ultima torcia. Io.
applicato un po' alla scheda, così vi faccio vedere quanto è semplice. Vi premetto che non ho ancora letto le regole, mi sono un po' informato in giro, ho visto qualche video, ma è tutto molto immediato ed è questo forse uno dei punti di forza del gioco. Allora, si inizia con vabbè, il nome, la razza, la classe e il pregio, poi vi spiego un più o meno come funziona il pregio. Poi ci sono le caratteristiche, le classiche più o meno di sempre. Agilità, coraggio, forza, intelligenza, magia, manualità, percezione, socialità. E a fianco c'è scritto 2D più o 1D meno, eccetera. Cosa significa? E quando si farà una prova si tireranno un dado più il modificatore se c'è a fianco e si dovrà superare un target. Il target generalmente è 6, un po' come succede in Savage Worlds, il target è 4, in questo caso è 6. Quindi se si fa 6 o più si è avuto successo. Se si hanno due dadi se ne tirano due. E si sceglie il risultato più alto. Se si ha un modificatore si aggiunge il più 1, il più 2 oppure il meno 1 e il meno 2. E questo per i test classici. Il pregio che dicevo prima, che è segnato col simbolo del Giglio Fiorentino, vuol dire che se tu quando tiri il dado, uno o i due che devi tirare, fai 1 o 2, hai la possibilità una volta sola di ritirarlo e quindi ti rifà ritirare il fumble, diciamo. E questo più o meno sono le regole base. Poi ci sono le regole per il combattimento che sono analoghe. Si tira contro un valore armatura, tipo questo qua che vedete che è 2. Quindi devo per colpire ora fare 2 o più. E l'avversario a quel punto può scegliere di difendersi tirando la parata. A quel punto l'avversario per parare dovrà eguagliare il mio tiro di dado, quindi se per colpire faccio 3, mettiamo, lui dovrà fare 3 o più per parare. La cosa importante era quanto ho capito che si può fare solo una parata a turno, quindi è molto tattica usarla perché se si è circondati da 2 o 3 orchetti, per esempio, si è già nei cazzi, insomma. Quindi c'è anche una questione tattica e soprattutto mai andare in svantaggio numerico, quanto ho capito. Poi le altre caratteristiche sono la salute qua, che sono i punti ferita, e il mana, che sono i punti magia, suppongo. Sotto abbiamo dei riquadri con abilità di razza. Adesso sposto un po' la telecamera. E abilità di ruolo. E ci sono un po' di cose, come, non so, nella razza le lingue, le abilità, come l'immunità nel caso dell'elfo, o il passo lieve. Queste qui sono descritte poi nel manuale. Per quanto riguarda le abilità di ruolo, e in questo caso lui è un ranger e ha delle magie come canto nella natura e via dicendo. Sotto vedete i punti avventura, potete immaginare che sono i punti esperienza, i fiorini sono i soldi col quale si inizia il gioco, e immagino siano poco, e poi sotto l'equipaggiamento. Quindi come funziona? Per esempio si vede spada arrugginita, attacco di 10 più 1 perché per attaccare si usa l'agilità. E i danni fa un D8 la spada meno 1 in questo caso perché si usa il modificatore di forza e l'elfo ha meno 1 alla forza. E niente, tutto molto semplice, questo è proprio un'infarinatura, molto semplice. Poi ci sono delle altre regolette che magari in una futura recensione ve ne parlo.